una partita bellissima, di un'intensità incredibile, soprattutto il secondo tempo quando siamo rimasti subito in 10. Abbiamo proprio dato una grande prova di attaccamento, di condizione, di spirito, di sacrificio, e ormai speravamo sinceramente di portare a casa il punto meritatissimo, sarebbe stato davvero un punto meritatissimo. Invece siamo mancati un po' di intelligenza, secondo me, negli ultimi minuti. Probabilmente anche la stanchezza ci ha giocato un brutto scherzo, perché abbiamo preso due contropiedi, uno sul primo ci è costato il rigore e sul secondo ci è costato il gol. Quindi nelle condizioni in cui eravamo noi avremmo dovuto stare un po' più guardinghi, ecco, un attimo meno spavaldi nell'andare nella metà campo offensiva a partita ormai finita e portarci a casa, ripeto, un punto che sarebbe stato molto più che meritato per quello che abbiamo fatto, più che meritato. Un bellissimo primo tempo, un grandissimo secondo tempo di sofferenza contro una squadra che sapevamo ottima, soprattutto nel reparto avanzato. E quindi niente, commentiamo una sconfitta veramente amara per come è arrivata. Quattro cambiamenti nella formazione rispetto alla scorsa partita e sono stati tutti all'altezza i ragazzi. Sì, non avevo dubbi perché la squadra sta lavorando, tutto il gruppo sta lavorando benissimo. Poi c'è chi gioca meno, chi gioca di più, ma oggi quelli che sono entrati hanno fatto in pieno la loro parte, e quindi un plauso a tutti quanti. Dopo tutto è bello così, la squadra deve essere formata da 20 giocatori, si può pensare che ce ne siano 11 e il resto siano solo dei rincalzi. Oggi hanno dimostrato, chi è entrato, di giocare alla pari dei ragazzi che hanno sostituito. Ci sarà un'altra trasferta, ci si sposta di poco col Seregno, adesso che campionato ci aspetta per la Virtus Bergamo? No, noi dobbiamo portare a casa sempre il massimo da ogni partita. E quindi andremo a Seregno, adesso dobbiamo ricaricare un po' le batterie, perché due partite di domenica e oggi sono state molto dispendiose. Abbiamo due squalificati, abbiamo qualche acciaccato e dobbiamo tirarci insieme per mandare in campo comunque una squadra che farà la partita che deve fare anche a Seregno. Non mi aspetto niente se non di giocare domenica per domenica dando il massimo.